Cari fringuelli, la cosa di cui voglio parlarvi oggi potrebbe avere un impatto non indifferente sulla crisi che molti produttori stanno affrontando, produttori ovviamente in ambito ciclistico. Lo abbiamo detto, non sto a ripetermi, però il ciclismo, inteso come produzione industriale, non sta affrontando un momento d'oro. La bolla si è sgonfiata e tutti sono un po' con l'acqua alla gola perché non sanno più come tornare ai livelli, diciamo così, pandemici. C'è un produttore, Cervelo, che ha presentato una bicicletta versatile, molto interessante, una bicicletta elettrica, che è in grado di passare indistintamente dal diventare una bicicletta stradale a una bicicletta gravel. Questa chiave concettuale, cioè produrre un modello che possa diventare sia gravel sia strada, potrebbe essere la chiave di volta per scardinare un po' la crisi. E a dirla tutta, Cervelo ha fatto un'opera molto intelligente. Stiamo parlando della Cervelo Rovida, una bicicletta che, diciamo così, concettualmente, almeno dal mio punto di vista, è notevolmente interessante. Quanti di voi, ad esempio, posseggono sia una bicicletta gravel sia una bicicletta stradale? Io, ad esempio, lì ho la mia gravel di Van Rysel pagata 1.500 euro, qua ho la mia Jant Propel pagata qualche anno fa 3.500 euro, quindi il mio roster di biciclette è dato da una gravel e da una stradale per una cifra di circa 5.000 euro, nemmeno poi troppo, ok? Però mi metto anche nei panni di chi magari vuole comprarsi, oltre alla sua prima bicicletta, anche una bicicletta per farne un uso differente, gravel o strada. Con i tempi che corrono, con l'inflazione così alta, con il potere d'acquisto così ridotto, ovviamente non è facile fare spese così importanti, e ecco quindi che il vecchio concetto dei produttori, che praticamente a volte si inventavano anche delle categorie di bicicletta pur di proporre prodotti specifici, oggi probabilmente, e dico probabilmente perché dovremmo vederlo questo concetto come si svilupperà negli anni, probabilmente è un modello vecchio, non più adatto ai tempi che corrono. Perché dico questo? Perché oggi molti ciclisti cercano modelli di bicicletta flessibili, o meglio versatili. Cioè, se io devo fare una spesa, magari anche importante, di magari non di 5.000 euro, anche più alta, magari 10.000 euro, io voglio che questa bicicletta sia non così specifica come magari lo è stata fino ad oggi, ma che sia più versatile, cioè che mi permetta, magari andando a sostituire alcuni componenti, come sulla ruvida di Cervelo è possibile infatti andare a sostituire i forcellini per trasformare completamente la bicicletta da strada a gravel. Ovviamente dovreste poi cambiare anche i pneumatici, perché comunque i cerchi sono comunque abbastanza versatili. Ecco, questo probabilmente potrebbe essere un nuovo concetto produttivo che porta l'acquirente a scegliere un prodotto che però può fare più cose. Ecco, fino ad oggi l'industria del ciclismo non ha mai affrontato questo tipo di problema, ha sempre cercato di creare modelli specifici andando quasi a sfiorare la personalizzazione come se fossero dei prodotti artigianali. Ovviamente però questo ti regalava una bicicletta sì perfetta per una singola esigenza, però se volevi fare qualcos'altro dovevi comunque comprarti un'altra bicicletta. E tutta la produzione ad oggi di biciclette nel mondo si basa esattamente su questo. Prodotti specifici per esigenze specifiche. Io credo che il modello produttivo che ci hanno propinato i produttori fino ad oggi potrebbe anche cambiare andando a sviluppare nuove biciclette su nuovi concetti più versatili. Ecco. Credo che questo possa quantomeno essere un argomento di discussione, perché i numeri che stanno girando, siamo a fine anno, di Shimano, di SRAM, di Campagnolo, di Rafa, di Bianchi, sono numeri che fanno capire che è una tendenza diffusa, ok? Non è un unico produttore che sta soffrendo, sono molti produttori in calo e bisogna fare qualcosa. Questo vuol dire che il modello produttivo, commerciale, anche di marketing che attualmente è in vigore, diciamo così, sul mercato,
non riesce a dare una smossa all'economia intorno, o meglio legata alla bicicletta. Quindi, ben ha fatto Cervelo, c'è un unico difetto, lo devo dire, perché altrimenti non sarei onesto con voi, e invece, cari fringuelli, almeno su questo canale, vi dico le cose esattamente come stanno. La Ruvida di Cervelo è un modello concettuale molto interessante, però nella sua fascia più alta costa 13.000 euro. Lo so, è tantissimo. La Ruvida viene venduta direttamente o con il kit stradale o con il kit da gravel. Il kit stradale top di gamma è uno SRAM Red da 13.000 euro, mentre secondo me, se qualcuno vuole risparmiare un po' di più, può comprare il kit gravel da 6.500 euro. Aftermarket verranno venduti i forcellini per poter effettuare il cambio da gravel a strada. Un'idea che secondo me deve essere ancora affinata, perché 13.000 euro per il modello stradale sono ancora tanti, anche se è vero si può trasformare nell'una e nell'altra, però non è una spesa che tutti si possono permettere. Però potrebbe essere, diciamo così, la luce in fondo al tunnel. Chissà se anche altri produttori arriveranno a fare scelte di questo tipo, cioè biciclette o anche componenti che vanno bene sia per lo sterrato che per l'asfalto, in modo che l'acquirente non debba comprare per ogni tipologia di ciclismo una tipologia di bicicletta o di componentistica. Questo secondo me potrebbe essere davvero l'unico modo per uscire da questa crisi, però dobbiamo vedere quanta lungimiranza c'è nelle teste dei manager dei grandi brand, perché probabilmente continuare ancora con questo sovrapporsi di categorie, una più costosa dell'altra, non credo, almeno in questo preciso contesto storico, non credo che sia la soluzione migliore. Comunque staremo a vedere. Voi fringuelli, fatemi sapere che cosa ne pensate. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Buon allenamento alla prossima. Ciao!